Allora, cosa è successo? Allora, è successo che c'è questo ragazzo, ragazzino, classe 2003, che era un giovane molto promettente qualche anno fa, e per giovane promettente intendo neanche massimi livelli della sua età, e vi faccio capire cosa intendo con questa grafica molto bella. Questo qua è il grafico del punteggio di Hans Niemann, il giocatore del momento, il giocatore un po' sospetto che sta avendo risultati decisamente sopra le aspettative. Questo qua è il grafico del suo punteggio. E come possiamo vedere, l'andamento è abbastanza strano. Dopo magari lo metteremo a confronto con un altro top o comunque un altro giocatore comparabile che mi verrà in mente più avanti. Euronzo Canà, non lo so. Ok, la cosa strana, una delle cose che fa insospettire un po' chi accusa questo ragazzo di cheating, perché è di questo che stiamo parlando. Ok, una piccola premessa. Io non sto dicendo che questo ragazzo bara, nessuno ha le prove. Cioè, ci sono molti rumors e vogliamo fare un po' di chiarezza sul perché la gente sta iniziando a pensare che questo ragazzo possa effettivamente barare anche dal vivo, anche a livelli top. Cosa è successo? Che quando lui aveva 13 anni è arrivato più o meno a, vedete, 2002. Dovete vedere soltanto la curva di pallini blu, pallini arancioni e rossi. Si riferiscono all'Elo Rapid e Blitz, quindi non ci interessano. Vedete che questo giocatore a 13 anni è arrivato più o meno al mio livello attuale, cioè vedete 2260, 70, 2280. Ci è rimasto per parecchio tempo, cioè dal marzo 2016. Vabbè, in realtà c'era già arrivato già molto prima, ma dopo ha avuto questo momento di assestamento. Ha avuto una curva molto costante nei mesi a seguire per quasi 2 anni, 2 o 3 anni. È arrivato stabile fino al 2300. Dopodiché nel 2018 ha avuto un grande balzo fino a 2400. 100 punti in un aggiornamento sono veramente tanta tanta roba. Ma ok, ricordiamo che non c'è il K40. Il K40 esiste soltanto nel momento in cui arriviamo a 2300 punti. Cos'è il K40? Il K40 è il coefficiente che ti fa guadagnare i punti con le vittorie, con le sconfitte. Sotto i 18 anni è molto più facile guadagnare tanti punti, ma questo avviene soltanto quando non abbiamo superato i 2300. Qua il giocatore aveva superato i 2300, quindi è una situazione estremamente standard ed è rimasto invariato fino a qua. Questo è una variazione perfettamente legittima, più 100 punti, ok, è molto raro, ma succede. La cosa veramente strana è che dal 2018 al 2021 è rimasto praticamente costante intorno ai 2450 punti. La cosa veramente incredibile è quello che è successo negli ultimi 2 anni. Il balzo da 2500 a 2700 è qualcosa di mostruosamente difficile. La stragrande maggior parte dei giocatori non riesce neanche a avvicinarsi ai 2700. Basti pensare a tutti i talenti italiani che ci stanno provando, insomma, stanno dedicando tante energie agli scacchi. Ad esempio, Luca Moroni ha un'età simile e un talento enorme, e lui si sta avvicinando ai 2600 punti.
Niemann è arrivato ad avere 2700 punti. E ieri con la vittoria, con il pareggio contro Firuja, ha superato ufficialmente 2700 punti. E già di per questo salto mostruoso in questi due anni sarebbe già abbastanza sospetto, così. C'è sempre il beneficio del dubbio, ma soltanto vedendo la sua crescita col grafico è parecchio sospetta la cosa. Sì, ok, chiaramente c'è sempre il beneficio del dubbio, possono esserci problemi familiari di cui non sappiamo nulla, problemi psicologici, tutto quello che volete. È soltanto un'argomentazione. Ok, cosa è successo? È successo che Niemann ha dimostrato un livello veramente notevole contro Carlsen, è riuscito a batterlo col nero. Ok, c'è qualche diatriba anche sul fatto della scelta dell'apertura. Niemann ha detto... Ok, andiamo a vedere, andiamo a indagare un po' nel dettaglio queste cose che sto per dire. Andiamo a vedere la partita contro Carlsen. Questa è la partita incriminata, una delle partite incriminate. Carlsen si è ritirato dal torneo dopo aver perso questa partita. E in realtà in questa partita Niemann ha giocato... ha fatto comunque delle imprecisioni, non è stato perfetto. Quindi non è tanto sospetto il modo di giocare che ha tenuto durante la partita, ma sono sospette le sue dichiarazioni nel post partita. Niemann ha dichiarato di essersi preparato questa linea, che è qualcosa di enormemente rarissimo che Carlsen ok, qua spammano in chat cose, vabbè. Carlsen non aveva mai giocato questo ordine di mosse prima di questa partita. E Niemann ha dimostrato una preparazione veramente notevole, già C5 qua è molto precisa e ha avuto una posizione molto, molto buona dopo l'apertura ed è riuscito a trasformare con una tecnica fuori dal comune, possiamo dire, questo finale contro probabilmente il miglior finalista della storia. Quindi... già di per sé è abbastanza notevole come risultato. Dopo questa partita Carlsen si è ritirato dal torneo, come avevo già detto, e per la prima volta nella storia, nella sua carriera, Carlsen si è ritirato da un torneo e questo è abbastanza... No, in realtà si è ritirato dopo la partita con Mamedyarov, se non ricordo male. No, aspetta, sto facendo un po' di confusione. No, si è ritirato subito dopo questa partita. Cosa sto dicendo? Si è ritirato subito. No, ha giocato come mediario, però non ha giocato la partita. Qua si vede che ha perso perché non si è presentato sostanzialmente. Ha avvisato che non si sarebbe presentato. E questo è abbastanza interessante. Dopo questo, diciamo, forfait, Carlsen ha twittato che non avrebbe parlato, ha condiviso un meme di Mourinho dicendo se parlo mi arrestano, quindi ok, non si è veramente esposto ma non è neanche stato zitto. Come si dice in Veneto, com'è che si dice... Ah, mi dico niente, ma neanche hanno taso. Mi non dico niente, ma neanche hanno taso. Vabbè, Fiammifero007, grazie mille per la sub. Non gioco il title d'oggi, raga, non lo giocherò il title d'oggi.
Passiamo ora alla vera partita incriminata. Questa partita tra Niman e Firuja. Andiamo a fare un rapido commento e capiamo perché questo è veramente forse la scintilla che fa traboccare la goccia, per citare Noaro, e che probabilmente ha fatto insospettire la maggior parte delle persone. Anche questa, sia la partita ma anche il commento alla partita che Niman ha dato nell'intervista. Quindi ok, qua abbiamo un'italiana normalissima, niente di clamoroso qua. Ok, questa partita è stata giocata decine e decine di volte. A5 K3, fino a qua tutto ok, niente di scandaloso. C6, cavallo C4, alfiere C7, di per E5, cavallo per E5, alfiere F4, cavallo per F3, donna per F3, D5, torre D1, inchiodando il pedone in D5, alfiere E6, E5, cavallo D7. Ok, qua non c'è bisogno di essere un giocatore troppo forte per capire le ho viste le clip dei Caro. Per capire che qua il bianco è un cavallo in presa. Ok, il bianco è un cavallo in presa e deve decidere cosa fare con questo cavallo. Se metterlo in D2, se... Ok, ci sono varie mosse possibili. Cavallo E3 sembra un po' strana perché lascia il pedone in presa, ma di certo sono veramente pochi giocatori a cui verrebbe in mente solamente di giocare donna G3 qua. Donna G3 è una mossa che si assume dei rischi giganti, ok? Lascia un cavallo in presa e per un attacco che non è chiaro. Non è chiaro. È chiaro che il bianco sta minacciando H6, ma abbiamo un cavallo in meno, ok? Va bene. E... ok, però... se già giocare donna G3 non è facile, farla dopo 2 minuti di riflessione è qualcosa di veramente fuori dal mondo. Anche per un 2700, anche per un 2800. Tant'è che nell'intervista post partita Firuja ha ammesso che donna G3 non l'aveva neanche presa in considerazione quando ha giocato cavallo D7. Ok, Firuja è lo 2780, uno dei 5 giocatori più forti del mondo in questo momento, e con una visione tattica decisamente fuori dal comune. Cosa succede? Che donna G3 è una mossa che neanche il computer di chess.com, vedete nella barra a sinistra, riesce a capire esattamente quale sia il punto di donna G3, nel senso che è vero che si minaccia questo, ma Questa è la mossa interessante. Sarebbe stato veramente figo se Firuja si fosse fidato, avesse accettato il sacrificio. E... alfiere per H6 qua è una mossa forzata. E dopo G6 Niman ha, diciamo, si è giustificato nel post partita dicendo che è chiaro che qua al bianco stia meglio. Ok. La verità è che non è chiaro. Ovviamente non è chiaro. Il motore inizia a cambiare idea a questa profondità. Ovviamente c'è una profondità 23, quindi non è troppo affidabile. Ma già inizia a intuire le potenzialità dell'attacco del bianco. Dopo G6 che fare? Niman ha risposto in maniera molto vaga a questa domanda, è quello il punto. Ha detto, ok, probabilmente avrei giocato F4, H4, ma qua è chiaro che il bianco sta vincendo. Ok, al che il commentatore
Alejandro, oddio mi sfugge il cognome, Ramirez forse, una cosa del genere, ha iniziato a incalzarlo in qualche modo, giustamente cercando di capire effettivamente dove sia il compenso per il cavallo qua. Cioè dopo F4 non è chiaro per niente. Donna E7, hanno iniziato a blizzare qualche mossa, ma la posizione non è chiara per niente, non è chiara nella maniera più assoluta. Alfiere G5, donna C5, scacco, re H1, e probabilmente il bianco ha una posizione persa. Questo è stato il fatto strano. Cioè tu sacrifichi un pezzo e poi non hai neanche la vaga idea di cosa sta succedendo. Sei convinto che la tua posizione sia ottima, ma una convinzione data da qualcosa che non è riuscito a spiegare neanche lui. Questo è decisamente molto sospetto. Ok, Firuja è un umano, ha preso una decisione estremamente pratica, estremamente diciamo anche un po' controversa, e ha giocato re H8. Re H8 ignora il cavallo in presa e dà fiducia ad alfiere per H6. Firuja dice: ok, il mio avversario ha appena battuto Carlsen, è in uno stato di forma incredibile, mi fido. Anche se io non ho capito perché il sacrificio di pezzo è buono, giochiamo re H8 e continuiamo a giocare a pezzi pari. Cavallo D6, questa è l'idea che aveva Niemann a quanto pare su re H8. Cavallo C5 e torre D4, un'altra mossa molto, molto bella, prepara il trasferimento della torre sul lato di re. Alfiere per D6, E per D6, cavallo E4. Ok, questa è un'altra mossa veramente sorprendente. Anche qua il bianco può giocare donna F3, può giocare donna H2, può spostare la donna semplicemente, ma ok, questo è molto più umano, molto più comprensibile. Sacrificio di qualità, torre per E4. Questo è un sacrificio che non è in qualche modo sospetto, se vogliamo, per la nostra causa, per cercare di capire un po' come ragioni questo ragazzo, se effettivamente possa essere legittimamente sospettato di barare. Però torre per E4 è una mossa molto umana, sacrifico una qualità per probabilmente il pezzo più attivo dell'avversario, conservo una buona attività di pezzi, un fortissimo pedone in D6 e torre per E4, il bianco ha pieno compenso qua in cambio della qualità. Firuja ancora una volta gioca una mossa umana come donna F6. Ok, cosa fare qua? È un po' a corto di mosse il nero. Vuole rispondere probabilmente ad alfiere 5 con donna G5 e deve in qualche modo parare la minaccia alfiere 5, che potrebbe essere fastidiosa, oppure alfiere 3, alfiere D4. Quindi donna F6. Al che, ok, questo è stato evidenziato più da Firuja, che dopo donna F6 semplicemente Firuja si aspettava alfiere 3. Alfiere 3 sembra una mossa estremamente ragionevole. L'alfiere si porta in D4, non oscurando la torre, e dopo alfiere 3 più o meno tutti i commentatori erano d'accordo che il bianco avesse una posizione, ok, non vinta, ma di grande vantaggio, grande possibilità dopo alfiere 3. E invece qua il bianco ha giocato alfiere D3. Ok, mi ricorda molto
una partita di un noto cheater ligure che era stato beccato a barare qualche anno fa nel torneo di Imperia. E qualche settimana prima del torneo aveva questo cheater, questo baro, aveva fatto delle prove a un altro torneo e il livello di questo giocatore era intorno alla seconda nazionale, quindi intorno ai 1600 punti, qualcosa di veramente amatoriale comunque. E ha giocato una partita sostanzialmente perfetta contro Roland Salvador, un fortissimo grande maestro filippino. E alla fine della partita, praticamente ormai in vantaggio decisivo, questo giocatore ha sbagliato a captare la mossa dal suo sistema con cui barava, che era collegato a probabilmente qualche software scacchistico. Il software scacchistico gli ha in qualche modo detto la mossa tipo donna C2, ma lui ha capito donna B2 e la donna in B2 era impresa, quindi ha sbagliato di una casella la comunicazione e il livello è talmente basso che non si è neanche accorto che la donna era impresa. In questo caso, per sfortuna di Niemann, qua si viene a verificare una situazione molto simile, cioè sembra quasi che... cioè alfiere E3 è una mossa talmente talmente evidente per i giocatori grandi maestri e oltre, che potrebbe essere che semplicemente la comunicazione fosse alfiere, lui abbia capito alfiere 3 qualcosa e magari ha capito semplicemente la casella sbagliata per l'alfiere e ha mosso l'altro alfiere in D3. Comunque alfiere D3 è una mossa molto molto interessante. L'iniziativa del bianco non si esaurisce, però è abbastanza sfortunata come si dice, non mi viene la parola. Comunque come situazione abbastanza sfortunata. Vabbè, comunque alfiere D3, questa è una mossa molto interessante e Niemann l'ha giustificata dicendo che su alfiere F5, che è la mossa giocata da Firuja, torre E3, alfiere per D3, torre per D3, donna F5, qua Niemann ha giocato donna E3, torre 8, e durante la partita lui, cioè durante l'analisi, lui diceva che la sua posizione era totalmente sotto controllo e che il bianco aveva un largo vantaggio qua. Io, se fossi il bianco in questa posizione, starei già giocando per pareggiare. Ok, che è un pedone in D6, ok, che è un alfiere forte, ma questa non è una posizione che non puoi perdere col bianco. Lui sembrava veramente molto sicuro di sé. Donna D2, torre D8, alfiere E3. Giusto, ci stiamo perdendo un dettaglio qua. Alfiere E5. Ecco, questa è la situazione. Allora, alfiere F5 qua attacca la torre. Cosa succede su alfiere E5? Su alfiere E5, donna G5, unica praticamente per cercare di cambiare le donne. E qua c'è una mossa che Niemann aveva preparato già da prima, e torre G4. Torre G4 è una mossa impressionante. Un'idea veramente incredibile, perché dopo alfiere per G4, F4, tipo donna D8 e il bianco vince. Incredibile questa posizione. C'era anche un'altra possibilità, qua si può giocare donna C1, qua è veramente una posizione complicatissima e torre G4 è un'idea veramente grande. Alebeuz, grazie mille. Jesus. Allora, aspetta un attimo.
Ale Beutz, grazie mille per la sub, ti vogliamo bene comunque, numero uno. Torre G4 non è una mossa impossibile, virgola. Ciao Real Werty. Ok, Jesus, magari per te che sei riuscito anche a resuscitare, per carità, però vedere torre G4, alfiere per F4 non è banale, non è banale per niente. Magari un'altra volta. No, esatto. Torre G4, Firuja non l'aveva minimamente, non l'aveva neanche preso in considerazione. Questo è il livello. Ok. Quindi, torre 3, alfiere per D3 e ok, è molto strano, è tutto molto strano. La situazione è molto sospetta. Poi, ok, dopo questa mossa G4 il bianco non sta più meglio e deve accontentarsi di un pareggio, e Firuja ha detto che non ci ha neanche provato a vincere questa posizione, non vedeva l'ora di fare patta e ha deciso di non lottare per vincere. Nakamura è stato abbastanza esplicito sui suoi diciamo, sospetti. Diciamo che Nakamura non è uno che è troppo... gliene frega molto di accusare la gente. Non ci sono prove che Niemann abbia barato, questo è più che sicuro. Ci sono dei giocatori... Che sono nel mondo degli scacchi da più di me, molto più esperti di me, che già da qualche anno hanno questo sospetto, questo si vocifera nell'ambiente, questo è ben noto, ma non è chiaro per niente. Ok, cosa ne pensate voi della chat? Vediamo, facciamo un bel sondaggino. No, non voglio fare questa cosa. But through some of these variations, you played this great move Queen G3. What were you expecting from here? Okay, this entire game was just brilliant for me up until Bishop D3, like Queen G3. Ok, guardate cosa succede allora. King H8. Yeah, he played King H8, no. What if he takes? Vedete cosa che spiegazioni dà. G6. I don't even need to show variations, you just look at the position, yeah. Like okay, let's say okay. Okay, cioè, questa è una frase che non si è mai sentita da un over 2700. Ok. Questa è una frase assurda, cioè non devo spiegarvi perché c'è compenso con un pezzo in meno. Ma certo che ce lo devi spiegare, nel senso ok, nel senso non devo dimostrare, ma questa non è una posizione in cui è evidente che il bianco stia per dare matto. Il bianco, Se gli regaliamo tre mosse, non dà matto qua. Il compenso è molto astratto, il compenso è molto sottile ed è molto facile perderlo col bianco. Qua un sacrificio del genere deve essere supportato da una quantità di calcolo mostruoso. È chiaro che se uno calcola due minuti donna G3, non è facile che abbia calcolato. Magari si è fidato a un livello di intuizione pazzesco, ma veramente molto sospetto.
reason bishop g5 isn't working immediately because maybe f6 works. Right, f6? So, fine, not this here, but just f4. Like, I don't, like, simply f4, and then what is black going to play? F4 where? Instead of bishop g5, just f4, like, what's happening? Okay, my pieces are literally perfect, his pieces are just terrible. I have bishop g5 next. I simply go, like, h4, h5. Like, come on, it has to be lost. Ok, questa posizione il computer la valuta come persa per il bianco. Chiariamo. Ok, dopo f4 il computer dà meno 1,50, non c'è compenso. Ok. Like, I don't understand what universe this is not completely lost. For example... Cioè, questa è una frase strana, cioè questa... Nel senso... Non c'è un grande maestro in grado di dire una roba del genere, cioè... Con un pezzo in meno, cioè... Tocca al nero, il bianco non ha nessuna minaccia nella posizione. Ample. Let's say king h7, bishop g5, queen e8, rook d7, queen d7, queen h4, sorry, bishop, king bishop g5, take on d7, queen h4, bishop f6, for example. So if king h7 doesn't move, then okay, what's the move? Queen e7? Seems to go to c5, and then what are you going to do? How? There's absolutely zero way. Like, this side of the board's cut off. Like, okay, let's say bishop g5, okay, you definitely don't have f6. Let's say queen c5, king h2. I can't play f6 here. f6, oh, I guess you take on c4 not. Eventually. Yes. So let's say queen c5. Okay. King h2, for example. Uh-huh. Okay. What do you play? I just did not believe in this position for black. Okay, I just don't see any universe where this is holdable. Really? After like bishop d8 or something like this? Bishop h6. Okay, so many moves. It's not like I'm like, okay, what is this? There's just no way. There's just zero chance. Zero chance? Zero? I just don't believe it. Non lo so. Cioè, più che altro non dà continuazioni concrete, capito? Non, un 2700 non analizza così, è mega superficiale, stranissimo. Okay. Stranissimo. So he didn't go for that. He went for king h8. Did you expect king h8 instead? Of course, yeah. Most the move I expect most. And after knight d6, mm-hmm. Okay, knight c5 okay, obviously bad move. Okay, let's I can show some variations. There's actually a really nice variation. Let's say instead of what was it? Instead of okay, there's g5. Let's say instead of knight c5. G5 here. Yeah, g5. So I thought that either he goes g5 and tries to do something concrete, or it's just very bad. So here, even rook, even h4 is a move here. Okay. And let's say take. You have to go king g7. Yes. And rook d3. And rook h8 is the only move, I guess. Uh-huh. And here I wasn't sure. Here I thought that it maybe wasn't enough. But there were some other options. Bishop takes d6, though. If you go back. Peter's asking about h4, bishop takes d6 first. Ah, yeah. This was a problem, yeah. No, yes. That's because you take and queen f6 exactly. At the end, right? Maybe I was trying to make something like this work, but again, there was just bishop e3, simply. Ah, yes, of course, bishop b3 here, bishop b3, right? And yeah. Here I was like, okay, this is obviously very bad. Yeah, with four coming and you have a sacrifice material. Exactly, and... So he plays knight c5, which you did not think was a good move. Boh, cioè, è tutta... Ok, vi lascio... Prendetevi il nome del video, tiratevelo giù, ma è veramente, veramente strano quello che è successo. Cioè, non ci sono prove. Niemann è stato più volte controllato, adesso metal detector, a fucile, ovunque c'è il video in cui viene... Andiamo a vedere... A vendere i guru in annuncio... Guru che dicono di altri guru che non sono i metodi giusti. Vabbè. Così è stato perquisito completamente da cima in fondo con questa musichetta molto cringe, mame dietro tranquillo.
Questo è prima della partita contro Firuja. Allora, su questo è interessante, ho parlato con, cioè mi sono consultato con qualche ragazzo, qualcosa così, più nel mondo di me a questi livelli, e lui mi ha detto che secondo lui non è impossibile che ci sia in commercio qualche, non in commercio, però qualcosa di molto sofisticato, qualche, diciamo, meccanismo, qualche congegno che sopravviva al metal detector, sostanzialmente che possa comunicare con l'esterno, che non si faccia sgamare dal metal detector. Questo io non lo so se sia possibile, non lo so. Anche perché in quel caso sicuramente avrebbe un complice, e quel complice è, cioè gli fa fare comunque delle mosse umane, gli fa fare degli errori, non è una cosa stupida, non è che mette tutte le prime del motore, commette delle imprecisioni e non è proprio banalissimo. Non lo so, è molto interessante sapere, cioè capire come andrà a finire questa storia, perché nel caso Bari, probabilmente nei prossimi giorni smetterà di barare e avrà un... E sarà abbastanza evidente che i giorni prima barava. Nel caso continui a barare, speriamo che venga sgamato in quel caso. Ovviamente in quel caso ce lo auguriamo un po' tutti. Oggi gioca coi neri contro Dominguez. Sarà abbastanza un incontro abbastanza nervoso, chi lo sa. Ma ok, quindi interessante. Staremo a vedere cosa succederà. Un momento molto particolare della storia degli scacchi, se dovesse essere veramente confermata questa cosa. Like the cool blue light.